Francesco Pierpaolo Antoni e sono qui per mangiare la pesce della sagra del mare, della frittura del pesce azzurro. Ma lei non le somiglia tanto, però lo sa, non è che è proprio... Sono arrivato, bisogna lavorarci un sono po'. Sono arrivato terzo alla socia mondiale di Francesco Paolo Antoni, terzo. E invece lui, buonasera, ben trovato, la frittura di pesce, perché è venuto apposta nella frittura di pesce Stem Principe della saga del mare Stem Principe. Questo è Stem Principe. Beh, è una ragazza fortunata perché oggi ha intervistato... No, ma voglio pure questo. È una ragazza fortunata perché oggi ha intervistato voi e due giorni fa ha intervistato Salemme. Salemme, io sono una ragazza fortunata. Ma mica brutta. Sì, a Bacoli. Ma che piacere, veramente. Se possiamo aprire qualcosa da bere. Magari dopo. Ma che gentile, non sono tutti così, vi assicuro, non sono tutti così. Voglio pure io un bacio. Chi è che fa la foto? Io, lui. Ok. Però, attenta. Scusami. Ma dammi il microfono che mi sento, mi sparo la posa, vai. Sto intervistando il sindaco. Sì. Amiche ed amici di WhatsApp.com, salve, questa era la novità della Sagra 2015, uno stand con il piatto tricolore. Perché tricolore? Perché avevamo niente poco di meno che due sindaci flegrei qui ad impiattare per noi, ad impiattare per tutti gli ospiti della Sagra del Mare Flegrea. Avevamo infatti il sindaco Giosi della Ragione e il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese. Allora, abbiamo fatto questi piatti, qual è stata la risposta della gente? Ottima, hanno preso, hanno gustato con piacere, i piatti erano colmi perché Peppe, diciamo così, è un magnanimo e quindi consegna al popolo tutte le prelibatezze di questa terra. È stata una bella cosa, poi la Sagra del Mare qui a Monte di Procida è un'istituzione ed è importante che sia Flegrea, quindi con piacere vengo e ho piacere di collaborare con Peppe e con tutti quanti voi nell'entusiasmo che si possa fare un unico stand che parte da qui e arriva direttamente a Milliscola lato Bacoli, quindi un'unica bellezza. Nell'esaltare le prelibatezze dei Campi Flegrei, che siamo una terra meravigliosa anche sotto il profilo culinario. E allora passo ovviamente al sindaco di Monte di Procida. Quattro serate di festa qui nella Marina di Acquamorta, grandissima affluenza, questa è solo la seconda serata, si aspetta, speriamo, il boom del sabato. Fino adesso tutto alla grande. Allora sì, è la fiera dei prodotti flegrei, ma anche la fiera della laboriosità dei flegrei, dei montesi, dei bacolesi, di chi collabora a questa festa. Noi adesso siamo qui, stiamo impiattando, però dietro questo c'è tutto un back office di persone che lavorano sul serio, e a tutte queste persone vanno i miei complimenti perché, diciamo, portano in alto il nome di Monte di Procida tutto. Quindi voglio ringraziare tutte le persone che hanno collaborato affinché questo evento riuscisse veramente e con questo successo nei fatti. E allora noi terminiamo l'intervista con il presidente dell'Associazione Vivi l'Estate, il dottor Tullio Russo.
mai come quest'anno, diciamo, due sindaci, quello di Bacolo e quello di Monte di Procida, per un comitato Vivi l'Estate che ormai è spaccato a metà tra persone di Bacolo e persone di Monte di Procida. Ma lo stesso presidente è spaccato a metà, perché io vivo a Cuma, ma la residenza a via Giovanni da Procida, numero 8 Monte di Procida, quindi sono diviso tra due comuni. Ma la cosa che mi piace dire è che noi più di 20 anni fa abbiamo chiamato questa sagra sagra del mare Flegrea, e questa sera si è coronato il sogno avendo due sindaci, ma ieri sera avevamo invitato anche il sindaco di Quarto, che purtroppo non c'era ma era in vacanza, ma aveva già aderito all'iniziativa, quindi ho detto tutto. E attraverso la camera di Pago Smart noi invitiamo anche il sindaco di Procida, che è sempre stato gentilissimo nei confronti di Vivi l'Estate, qui Marina di Acquamorta, Monte di Procida, l'ombelico del mondo, grazie. Allora, siamo qui ad Acquamorte, seconda serata della Sagra del Mare organizzata dall'associazione Vivi l'Estate. Siamo qui in uno stand famosissimo. Senz'altro. Qui abbiamo uno chef doc d'eccezione particolare che ci ha accolto con un buon bicchiere di vino, vero Paco? Questa è una falanghina che fa per lui e che stasera ci ha omaggiato. Senz'altro. Abbiamo il signor Borgo Margherita. Beniamino Illiano, precisamente. Allora Beniamino, com'è andata questa serata? Benissimo, ho avuto un bel riscontro, la gente è stata contenta di quello che abbiamo preparato, ma soprattutto è stato contento sempre della vostra organizzazione, che ogni anno va avanti sempre benissimo, e sono contento di aver partecipato a questa vostra iniziativa. E noi ti ringraziamo ovviamente per i complimenti. Volevo chiederti il tuo piatto della serata. Ho fatto una triglia e orata del nostro mare con tanto amore, veramente con tanto amore, per preparare un piatto diverso dai soliti piatti di cozze, zucchine, eccetera, perché ogni anno si deve cambiare per le nostre tradizioni. L'ingrediente segreto di questo piatto? No, non te lo posso dire, mi dispiace. Comunque la triglia di scoglio. E allora noi facciamo un brindisi con Beniamino, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi ragazzi, e ci saremo anche l'anno prossimo. Senz'altro. Allora, siamo qui in compagnia dei nostri amici di Cuma Libre. Thank you. Yeah. Abbiamo lo chef Giacomino, abbiamo il padrone di casa, ma soprattutto abbiamo la padrona di casa. Allora Sabrina, questa sera, com'è andata questa serata? È andata benissimo, mi sono divertita e adesso passo la parola a Giacomino che è preparatissimo. Vediamo che timida Sabrina. Allora Giacomino, tu che sei lo chef, l'artista di questo stand, ci racconti il tuo piatto di questa sera? Beh, un primo piatto semplice, base di cozze, che è il prodotto diciamo nostrano, poi peperoncini verdi che comunque sono in stagione, e pomodorino fresco, una cosa semplice e saporita. C'è stata affluenza? Un'ottima affluenza, e ha risposto bene anche il nostro banchetto, dico la verità, e ci siamo pubblicizzati in un modo particolare come ogni anno. Questa nostra quinta presenza a Vivi l'Estate ed è sempre un piacere, è sempre ottimamente organizzata e c'è sempre più gente, quindi vuol dire che le cose vanno sempre meglio. Auguri a tutti per questa ancora 27ª edizione, se non erro, giusto? Non è poco, non è poco, quindi ottimo, ottimo lavoro ancora, grazie. Bravi ragazzi. Ti sei divertita? Sì, tantissimo, molto, tantissimo. E allora ringraziamo i ragazzi di Cuma Libre, grazie per essere stato per essere stati anche quest'anno con noi. Grazie a voi. Siamo qui in compagnia allo stand tricolore, come è stato denominato, siamo in compagnia del cuoco Michele. Ciao Michele. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Michele, il piatto forte della serata? È un piatto suggeritoci dal primo cittadino di Monte di Procida, con pesce spada, peperoncini verdi e pomodorini. C'è stata molta affluenza al vostro stand? Molta, molta affluenza. Questa è la prima volta che partecipi alla sagra? No, sono una decina d'anni che partecipo alla sagra e mi mettono dove servo. E questa sera sei allo stand tricolore? Sì, esattamente. Allora ringraziamo Michele per essere stato con noi, grazie. Arrivederci. Allora siamo qui allo stand del Lido Virgilio, siamo in compagnia dello chef Francesco. Buonasera Francesco. Buonasera. Allora il piatto della serata? Era in un piatto della bella donna di mare. Ecco, spiegacelo per chi non... Ma posso spiegare la metà? E l'altra metà? Non si può. Non si può, ok. Allora sono calamaretti, olive e capperi. E l'altra metà non posso. L'altra metà è top secret.
C'è stata molta affluenza, Francesco? Sì, abbastanza. È andata bene come serata? Benissimo. Ok. Quante volte hai partecipato alla sagra? La seconda volta. La seconda volta, sei contento di quella, di come è andata? Contentissimo. E noi ringraziamo Francesco per essere stato ospite qui alla sagra. Allora, siamo qui in compagnia di un'amica e di una frequentazione continua e assidua della sagra, Liliana Scotto di Perta. Ciao Liliana. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, abbiamo scelto questo posto perché? Perché Liliana è simbolo di lavoro, è simbolo di persona che sempre si è impegnata per la sagra, è stata sempre presente, quindi abbiamo scelto insomma questa cornice un po' particolare. Liliana, un po' naive. Questa sera è nello stand del Comitato Vivi l'Estate, che cosa hai preparato? Ho preparato un piatto, cozze, melanzane, pesto con granella di nocciole e mandorle. Un piatto fresco che si addice a questo periodo che fa questo particolare caldo. Sì, molto buono, devo dire è stato apprezzato. C'è stata molta folla da voi? Assolutamente sì, abbiamo avuto fila fino all'ultimo, è stato un continuo. Qualcuno è venuto pure a fare il bis. E a noi ovviamente fa piacere. Assolutamente, sono soddisfazioni. È vero che ho passione per questa, per, non dico questo lavoro perché per me è un hobby, però fa piacere quando le persone apprezzano. Senti Liliana, prima fuori onda parlavamo di quanti anni sono che frequenti la sagra. Parecchi, parecchi. Ho cominciato perché i miei figli stavano nei giochi e quindi poi insomma si sono avvicinati alla sagra. Io per tenerli un po' sotto controllo scendevo anche io e quindi davo una mano. Poi i miei figli si sono fatti grandicelli, qualcuno è rimasto, qualcuno è andato via, io sono rimasta più di loro, con grande piacere ovviamente. Quindi utile e dilettevole. Assolutamente sì. E allora noi ringraziamo Liliana che è sempre stata con noi qui alla sagra. Grazie mille a voi, buona serata. Allora, siamo qui in compagnia di Melania dello stand di Frutisi. Buonasera Melania. Buonasera, buonasera, salve. Allora, che cosa avete portato qui alla sagra questa sera? Allora, noi abbiamo portato tutte le specialità che da Frutisi sono le più gettonate, tra cui il Kinder Pinguì, Baiocco, Nocciola, vari gusti, sia la frutta che crema. Molta affluenza? Molta, moltissima. Quindi siete moltissima. Soddisfatti di questa serata? Molto, molto. È stata la prima esperienza, è stata veramente una bella esperienza. Da ripetere? Magari. E allora noi, senti, il gusto più richiesto? Kinder Pinguì, però anche Delizia al limone è andata molto bene. Ok, noi ringraziamo Melania per essere stata con noi e Frutisi per aver partecipato alla Sagra del Mare. Grazie a voi. Ciao. Allora, questo è uno stand particolare, questo è uno stand, come dire, quello del piacere. Del piacere, quello è l'ultimo, no? Il dolce. E come ogni anno noi siamo qua presenti, grazie a Vivi l'Estate che ci ospita, e presentiamo, ecco qua ci abbiamo la crack, sì, l'abbiamo pagata. E comunque, sì, sì. Come ogni anno siamo presenti e con grande soddisfazione, infatti già hanno svuotato un po' tutto e oggi tutta la serata e poi domani lasciamo ad altri colleghi. Allora, per chi non l'avesse riconosciuto, perché forse non ha una faccia nota a Monte di Procida, lui è Enrico Schiano del Barpina. Sì, esatto, da tanti anni, anche troppi forse. Senti Enrico, la serata hai detto tu, insomma, abbastanza... Sì, 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 la serata scivola via benissimo, il pubblico apprezza molto e penso che anche le altre saranno positive. Che cosa hai preparato questa sera? Che cosa hai portato qui alla sagra? No, noi ormai per la sagra ci siamo fermati a questo dolce tipico. Scusami, fermati perché vedo che Paco sta violando gli ultimi vassoi. Paco è un apprezzatore. Non si è fatto pregare e ha assaggiato per poi dopo fare la sua valutazione. No, perché la cosa bella è che quest'anno si è trovato un aiuto, che tu vedi dall'altro lato, una bella presenza, perché lui ha deciso di stare non dietro la telecamera ma dietro agli stand. Sì, in modo che fa gli assaggi e così può giudicare. Comunque stavo dicendo, presentiamo come sempre la lingua montese. Troppo lungo, la dico io.
Vabbè, la lingua allora... del Barpino è ottima, la potete provare tutte le mattine al Barpino, la prendo sempre per colazione, punto e basta. Grande Paco, ha detto tutto, non parlo più. Noi ringraziamo tutti quelli che sono passati qui allo stand. Enrico, un'ultima domanda, molta affluenza? Sì, sì, l'affluenza sembra uguale agli altri anni, anche se c'è un po' di crisi, però almeno fino adesso siamo su ottimi livelli. Ok, ringraziamo Enrico per essere stato qui ospite da Don in Saga. E grazie a voi per questa bella intervista. Grazie.